con Aldo Rotelli, responsabile del gruppo ciclistico del Kralasnove, a parlare di questo ciclo raduno ospedalieri. Rotelli, questa è un'annata importante, la quarantesima edizione di una manifestazione che ormai fa parte della città di Grosseto. Sì, sì, è una bella soddisfazione, perché non credo che ci sia una società in Grosseto che abbia così mantenuto così longeva tradizione di questo evento. Siamo sempre molto contenti, perché anche quest'anno sono stati circa 150 partecipanti, quindi di orgoglio, di soddisfazione. E che dire, queste cose non si fanno a soli, si fanno con l'aiuto di tanti amici che condividono la stessa passione, anche se è una passione sempre più difficile da mantenere, visto ormai negli ultimi tempi che siamo l'odio delle macchine, e questo porta purtroppo ogni giorno in una tragedia e ti farebbe voglia di smettere di andare a bicicletta. Però, come vedi, la risposta di 140 persone e la voglia, il desiderio nel nostro bellissimo territorio di passare una giornata diversa. Il ciclo raduno ospedalieri Memorial Pegaso 2 non è soltanto un evento cicloturistico importante che raccoglie ogni tanto tante adesioni, ma anche un evento di solidarietà. Come sempre, anche quest'anno sarà il ricavato andrà a fini benefici. Senz'altro. Dunque, il nostro principio è detratto appunto le spese, che purtroppo sono inevitabili. Cerchiamo di essere sempre presenti laddove ci sono elementi di aiuto per quanto riguarda la solidarietà. Noi siamo sempre stati attenti a questa cosa, anzi ricordo che il 25 di giugno ci sarà la Fondazione Il Sole, che organizza una manifestazione di cui noi faremo parte, proprio come solidarietà, una fondazione che è molto importante per la popolazione di Grosseto. Un ricordo anche va al 17 di giugno, che verrà a posto un ciclo in via Giusti di quelli nostri tre amici che hanno perso la vita in quell'incidente di quest'estate. Nonostante tutto, come vedi, la gente è una passione che continua a coltivarla. C'era anche Paolo Tontonarelli alla partenza di questo quarantesimo ciclo raduno ospedalieri, un appuntamento ormai classico per la città di Grosseto. Paolo, è stato bello vedere così tanti ciclomotori pedalare in amicizia. Sì, assolutamente. È un raduno che ormai è consolidato, è un appuntamento fisso a cui non si può mancare. La nostra società, siamo arrivati in 17, ma ho visto il Luzzetti, tantissime altre squadre sono a grandi numeri, perché quando c'è un evento locale, secondo me vanno onorati con la presenza di tutti i ciclisti. Tanto non è una gara, è una manifestazione solamente di aggregazione, e infatti lungo la strada abbiamo sorriso, scherzato, insomma tutto c'è tranne che l'agonismo. Paolo, il bello del ciclismo delle due ruote è proprio questo: ci sono gare importanti in cui è bello sfidarsi, ma ci sono anche manifestazioni e giornate come queste in cui è bello pedalare anche per godersi la maremma. Assolutamente, c'erano degli scenari dopo Scanzano meravigliosi, adesso dopo quelle che oggi sono state la natura è rigogliosa, dei colori bellissimi, profumi, è uno spettacolo pedalare in maremma. Per questo so che la gente viene in maremma, perché a noi saremo campanilisti, ma è troppo bello pedalare in maremma, troppo bello.